Quello alle mie spalle è il nostro tester off-road Fabio Fasola, che sta scrutando e cercando di capire la Cove 800X Pro, una moto che arriva in Italia sul mercato ad aprile 2024, ma che è stata attesa a lungo con il primo progetto presentato a EICMA 2022 e poi in versione definitiva a EICMA 2023. Siete curiosi di capire come è fatta e capire poi come va insieme al nostro tester Fabio? Allora continuate a guardare questo video e, se ancora non l'avete fatto, ricordatevi di mettere mi piace a tutte le pagine social di Gazzetta Motori per tanti contenuti a 2 e 4 ruote. E allora iniziamo a guardarla da un punto di vista tecnico, la Cove 800X Pro, una moto con un motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 799 cm3 per 96,5 cavalli a 9000 giri e 80 Nm di coppia a 7500 giri. Sono parametri molto ma molto interessanti se comparati a quelli della concorrenza, perché ne risulta un rapporto peso-potenza davvero notevole se consideriamo che è una moto da 190 kg in ordine di marcia. Un pacchetto ciclistico che viene poi completato da sospensioni Kayaba con forcella a steli rovesciati da 48 mm di diametro e 240 mm di escursione, così come 240 mm di escursione ce l'ha anche il monoammortizzatore posteriore. Doppio freno a disco flottante da 320 mm all'anteriore, mentre un disco singolo al posteriore, e poi questo design ovviamente da moto adventure accattivante sul frontale e una posizione in sella che poi ce la spiegherà meglio Fabio Fasola, ma una sella che può essere configurata a 86,5 oppure 87,5 cm da terra. E poi anche un pacchetto tecnologico non indifferente, dotato di cambio quick shifter di serie, controllo di trazione e ABS disinseribili per un maggiore controllo in fuoristrada oppure una maggiore sicurezza su strada, e un display TFT a colori da 7 pollici tramite il quale non solo osservare tutti quelli che sono i parametri di guida con un'autonomia dichiarata di 396 km, ma anche di vedere se si è in modalità eco oppure in modalità sport. Dunque Fabio, partendo da un aspetto puramente ergonomico della moto, come hai trovato la 800X, sia guidando da seduti sia poi guidando da in piedi? Beh, allora diciamo che per quanto riguarda la guida in piedi è come sentirsi a casa in piedi sul divano, perché diciamo che rappresenta gli schemi che una moto fuoristrada deve avere, per cui in piedi è perfettamente, soprattutto per la mia altezza, adatta alla guida. La si guida bene, la si sente bene, si sentono bene le pedane, ma soprattutto ti dà un comfort e una comodità che solo con la guida in piedi ti permette magari di affrontare nel migliore dei modi determinati ostacoli. Per quanto riguarda la guida seduta, direi che per me è perfetta, ma soprattutto è perfetta per tutti coloro che si avvicinano alle moto tra virgolette grandi, ma dove hanno sempre quella fatica, dove hanno quella sicurezza del piede appoggiato. Ecco, la seduta di questa moto è bassa, nonostante diciamo il livello, l'aria tra il motore e il terreno è giusta, se non leggermente alta, la seduta invece è bassa, per cui ci si sente perfettamente a proprio agio, non tanto per la guida ma per la sicurezza, per cui chi si avvicina a questa Cove 800 sicuramente quello che trova le due cose principali che si hanno nel guidare una moto: essere seduti in sicurezza, oppure per chi magari è a un livello un po' più alto, in piedi con agilità e altrettanta linearità che solo la guida in piedi ti può dare. Ecco, aggiungo poi anche una protezione aerodinamica discreta, buona. Sì. Io l'ho guidata su strada per qualche chilometro, ho trovato un parabrezza con una buona protezione aerodinamica che permette di
prendere aria solamente nella parte superiore del casco e non andare a inficiare troppo la guida. Mentre spostandoci poi sulla parte di guidato vero in fuoristrada, mi dicevi prima di iniziare il video che l'hai trovata completamente differente da tutte le altre moto del suo segmento. Assolutamente, qui a questo punto si potrebbe parlare di un monocilindrico 800, se andiamo nel prezzo si potrebbe pensare che solo questa moto costa come un kit completo per chi vuole performare un'altra maxi enduro, però qui abbiamo una moto che si guida come un'altra moto con un kit esponenziale, perché io l'ho trovata di una facilità estrema. Sembra la moto adatta, cioè sembra il giusto concetto di maxi enduro fatto per questo tipo di attività. Mi sono trovato bene nonostante le gomme quasi stradali e forse anche un pochino consumate, però mi ha dato sicurezza, sono riuscito ad affrontare gli ostacoli nel migliore dei modi, a saltare quelle pozzanghere che si trovano con un colpo di frizione, quel colpo di frizione che insieme al colpo di gas danno il guizzo alla moto, e ho trovato una grande stabilità, una stabilità che viene dalla posizione in piedi, per cui il fatto di stare in piedi qui ci si sta bene, l'impugnatura del manubrio è tutto sotto controllo. E un'altra cosa che ho trovato è la facilità di escludere le mappature, non ci sono 800.000 bottoni contro bottoni, qui tac 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 e le mappature sono tolte, per cui mi ha veramente impressionato. Non lo consideravo, forse se mi avessero chiuso gli occhi, messo sulla moto, non l'avrei giudicata una maxi enduro, un bicilindrico, ma l'avrei giudicato un monocilindrico, però in effetti questo bicilindrico è un qualcosa che è difficile spiegarlo. Vi consiglio solo di provarla perché ne resterete stupiti. E ultimo, the last but not the least, ad oggi si cerca sempre la moto, perché non tutti hanno il fuoristrada sotto casa, sì, avete i vasi, avete il giardinetto sotto del parco giochi del bambino, ma il fuoristrada magari è a 70, 80, 100, 150 km. Ah, volete andare ai vetri? Ecco, a questo punto anche, per quello che l'ho potuto provare io, ma tu poi me lo potrai confermare, anche su strada è elastica, bella, bella. Le prime marce che sono esplosive, la quinta e la sesta invece che comincia a allungare, arrivando fino a velocità importanti. Che dire, potrebbe essere il giusto compromesso, anzi l'ho trovato il giusto compromesso per chi vuole fare la città, ma anche quel fuori porta o quel fuori strada. Prendo alcuni degli elementi che hai citato e li elaboro per trasportarli poi sulla parte che mi spetta, diciamo, di guida di asfalto. Innanzitutto sì, facilissimo il blocchetto a sinistra, quindi gestire le mappe, entrare nei menu è veramente facile, quattro tasti intuitivi, tutto molto semplice, facile disinserire l'ABS, facile disinserire il traction control, facile switchare da una mappa eco alla mappa sport. Elasticità del motore, hai detto, verissimo, esplosiva nelle prime marce perché i cavalli si sentono e come, e quindi c'è questo motore sempre pronto, sempre presente, ma anche in grado di allungare, e allungare davvero bene, perché da scheda tecnica ha una velocità massima di 210 all'ora, ovviamente non l'abbiamo provata fino a quella velocità, però è un dato che potrebbe essere davvero reale, veritiero, perché ha queste prime tre marce molto rapide, molto esatto, disinvolte, e poi un allungo di tutto rispetto con tanti giri a disposizione per far frullare questo motore che ha un sound anche discreto. Scusa un attimo, sembra quasi che la spaziatura del cambio sia stata concepita per quel mix tra fuoristrada, che sia con le prime marce, e strada, con le seconde, dalla terza in su. Questo è quello che mi ha dato l'idea, perché effettivamente si guida talmente bene, ma soprattutto quel cambio che ti reagisce in funzione di quegli ostacoli che voi possiate trovare a qualsiasi velocità, perché risponde, perché in fuoristrada non andiamo a 180 all'ora, andiamo a quel giusto compromesso di velocità che possa essere in sicurezza. Ecco, questa è la percezione che mi ha dato questa Kobe 800. Peccato, una moto così full optional, peccato che in Italia non si possono importare le valigie, che Kobe fa, però le tiene là in Cina. E altra cosa, peccato che non ci sono i paramani di serie. Sono due aspetti che, o per chi viaggia o per chi vuole fare del fuoristrada un pochettino più serio, no? Abbiamo tante protezioni per il motore e quant'altro, così mancano le protezioni per i paramani, ma ci si penserà magari in un secondo momento.
Insomma, una moto che ci ha sorpresi, Fabio, ci ha stupiti per quello che sa dare, soprattutto in fuoristrada, e che sembra alzare ancora un pochettino l'asticella di queste bicilindriche che oramai hanno preso piede e continuano a piacere al pubblico italiano. Il tutto a un prezzo di 9.790 euro. E ora ve l'abbiamo illustrata, ve l'abbiamo spiegata per quello che è la guida su strada e in fuoristrada. Ora tocca a voi dirci se vi piace e se secondo voi 9.790 euro sono soldi ben spesi per la Kove 800X Pro. Fatecelo sapere sul sito, sui social, naturalmente su Gazzetta Motore.